Abbiamo qui con noi Bruno Martino, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Analisi dei Sistemi di Informatica Antonio Ruberti, che ci parlerà delle sue esperienze lavorative ed accademiche riguardo al cloud computing. Buongiorno, la mia è un'esperienza che inizia intorno al 2008-2009 ed è legata ad una missione che è nata Integral, è un satellite per astronomia di alte energie, tra l'altro ancora perfettamente funzionante. È una missione che, avendo a bordo 5 strumenti, invia a terra una mole di dati piuttosto consistente, quindi anche l'analisi dei dati è abbastanza pesante da un punto di vista delle prestazioni richieste dal sistema di calcolo. Quindi all'epoca, quando ho approcciato il problema, era, diciamo così, preesistente un sistema di calcolo con macchine SAN, quindi piattaforma Spark. L'obiettivo era quello di ottenere prestazioni possibilmente migliori e possibilmente anche a basso costo. Quindi abbiamo avuto questo tipo di idea, mettere in piedi un cluster con delle macchine non commerciali, comunque di buon livello, collegate fra di loro ad una velocità di circa 1 gigabit, e quindi mettere in piedi un cluster con un gestore di risorse. È stata un'esperienza positiva, in quanto abbiamo avuto un incremento in velocità di circa 70 volte, 60-70 volte rispetto a un'istanza di programma singola. Nonostante ci fosse questo collegamento 1 gigabit non particolarmente performante, ora chiaramente la situazione delle connessioni è decisamente migliorata, si possono avere costi assolutamente abbordabili, connessione intorno a 10 gigabit, e andando su infine, ben invece che Ethernet, anche 40 gigabit a salire. Va detto che il limite ragionevole è da non superare intorno ai 40 gigabit, perché non si ottengono prestazioni, diciamo, degne di nota, aumentando così tanto la velocità. Questo satellite, appunto, dicevo che manda a terra una quantità di dati piuttosto grande, per cui l'idea è stata quella di suddividere le orbite in gruppi di orbite e lanciare ogni gruppo di orbite su un core differente di macchine, in modo tale che ogni set di orbite lavorasse in modo indipendente. La cosa è possibile, in quanto normalmente gli eventi che vengono misurati sono indipendenti fra di loro e abbastanza rarefatti nel tempo, quindi, diciamo, è un caso tipico di problema facilmente parallelizzabile. Il secondo approccio è stato quello pochi anni dopo, con macchine di alta generazione. Siamo passati con macchine di tipo i5, quindi non più con 4 core per processore, ma con 8, per fare simulazioni di Monte Carlo con un programma a schema Gen4. Gen4 è sviluppato dal CERN di Ginevra e serve per fare simulazioni di Monte Carlo sull'interazione tra materie ed energie. Nello specifico, a noi serviva di valutare in modo abbastanza preciso il background di un rivelatore, in quanto partendo dal modello è auspicabile cercare di mettere in piedi uno strumento dove le simulazioni confortino un po' il team di sviluppo, in quanto da un punto di vista ingegneristico si produce un oggetto molto, molto simile diciamo così, all'ottimo, in quanto valutandone il background, valutandone le prestazioni, si va direttamente verso una soluzione con un target più ristretto. In questo caso abbiamo messo in piedi un cluster di 8 macchine con 8 core per processore, quindi un totale di 64 core, e abbiamo avuto prestazioni intorno a 40 volte rispetto all'istanza base, per cui, diciamo, di tutto rispetto, con un investimento abbastanza ridotto, tutto sommato. Oggi l'approccio tende a essere leggermente diverso, in quanto il costo di macchine Blade, quindi multiprocessore, è decisamente diminuito, quindi si ottengono delle macchine, non dico a prezzi economici, ma comunque abbordabili anche alle istituzioni di ricerca, in cui le connessioni interne sono ovviamente fatte in hardware, quindi non c'è più il collo di bottiglia, il tempo di latenza delle connessioni di Ethernet o di InfiniBand, anche se InfiniBand è decisamente migliore da questo punto di vista. E quindi, diciamo, l'approccio da un punto di vista software è molto simile, sono comunque algoritmi di tipo parallelo o pseudo parallelo, in cui se ci sono situazioni di eventi indipendenti è possibile lanciare istanze indipendenti e poi alla fine fare una connessione dei risultati. Attualmente stiamo cercando di portare il software di Integral e quello diciamo, di Analisi Monte Carlo verso un sistema multithread su piattaforma Blade Silicon Graphics. Bene, ringraziamo Bruno Martino per questa sua
sua esperienza che ci ha voluto condividere e auguriamo a tutti una buona giornata. Arrivederci. Grazie anche a voi.